Se vi trovate davanti a una scatola chiusa, vi assicuro che morirete dalla curiosità di sapere cosa c'è dentro. Fidatevi, la nostra banda sa cosa si prova. Benvenuti a un'altra sfida della scatola misteriosa. Chi inizia per primo? Non riesco a decidere. Ammarabacci cicocco. Tocca a me. Immagino che la fortuna sia dalla mia. Questo armadietto è piuttosto interessante, non credete? Ma la parte più interessante è dentro. Bingo! Non ci credo, hamburger. Li voglio. Mi dispiace, sono tutti miei. Lo sapevo che saresti stato avido, Ted. Sono molto affamato ed è per questo che voglio mangiare tutti gli hamburger. Che profumo, non resisto più. Non provate nemmeno a guardarlo, il mio cibo. E andiamo solo un morso. No! Quante volte te lo devo ripetere? Sono miei. D'accordo, ma calmati. E io che pensavo fossimo amici. Siamo amici, ma io non condivido il cibo. Sono pieno, letteralmente. Santo panificio, guardati. Me ne libero facilmente, così va molto meglio. Meglio? Morirò di sicuro. È un tanfo nauseabondo. Cosa importa dell'odore? Quello che importa è che tutto sia in ordine. Wendy, vediamo cosa hai tu. Sembra che abbia qualcosa di magico. Almeno è quello che promette l'adesivo. Lecca, lecca. Ma sono tutti di forme diverse. Scommetto che sono buoni. Deliziosi. Cosa succede alla tua testa? Sì, è terribilmente quadrata. Sul serio? Sul serio? Perché non ne provi una piramide? Cosa sta succedendo? È incredibile! Sembri una specie di alieno. Ti diamo quello rotondo, così tornerai come prima. Grazie a Dio! Iniziavo a temere che sarei rimasta così, ma ora è tutto ok. Rimane da aprire l'ultimo armadietto. Tocca a me, questa emoji non è molto rassicurante. Scommetto che c'è qualcosa di cattivo qui dentro. Interessante. Oh my God! Mi piacciono molto, ma non quelle piccanti. Avete visto? Cosa succede? Sono così piccanti, come faccio a mangiarle? Ci provo. Non sono male, sapete? Good. Ho parlato troppo presto, brucio. Terribile. Aiutatemi, sto per esplodere. Wow. Non ci credo, è esplosa sul serio. Tutto ok? Mi sembra di sì. È stato fantastico, ben fatto. It's my turn. Mi prenoto per andare per prima. Here we go. Avrò qualcosa di grandioso. Yes. Sto sognando. Una torta tutta per me. Guardate che bella. Sì, lo vediamo. Devo assaggiare quella torta. Non credo proprio. Non toccherai una briciola della mia torta. Solo un morso. Dovrai passare sul mio cadavere, indietro. Oh my God! Codo. Questo ti insegnerà a non rubare. Mi gusterò ogni singolo morso. La glassa è pazzesca. Certo che mangi veloce. Non pensavo che una velocità simile fosse possibile. Così buona. Tocca a voi. Sono pronto. Vediamo quale magico oggetto mi aspetta qui dentro.
pennello e vernici. Mi chiedo cosa li renda così speciali. Non lo saprai finché non provi a disegnare qualcosa. Ok, forse hai ragione. Avrò bisogno di acqua e di un foglio, che per fortuna ho. Non posso dire di essere un artista, però ci provo. Wow, pazzesco! La ciambella è diventata reale. Spero che non abbia il sapore della vernice. La provo. Here we go! È buonissima! È perfetta! Wow! Cos'altro disegno? Disegna me? No, no, me! Calmiamoci! Okay. Vi farò il ritratto senza problemi. Sono sicuro che vi piaceranno. Yes! Allora, che ne pensate? Perché mi hai fatto i baffi? Oh no! Adesso ce li ho sul serio! Io non ho il monociglio come osi! Siete bellissime! Dai qua! Vergognati! È stato uno scherzo crudele! Di addio al pennello e ai colori! Mi saluta anche la tua acquetta! Come sei carino adesso, Ted. Sono pronta ad aprire il mio armadietto. Spero che non ci sia niente di orribile. Cos'è questa poltiglia? Oh no, credo di sapere di che cosa si tratti. Oh my God! È un polpo. Lo devi mangiare. Oh no, auguratemi buona fortuna. Molto bene. Penso che questo affare sia velenoso. Che schifo. Wendy, non ti dispiace se mi pulisco su di te, vero? Ehi, smettila. Cosa ci aspetta adesso? Speriamo qualcosa di buono. O di molto bello. Cos'hai, Wendy? Che brutto essere te. What? Vai tu per prima. Ok. Io? Perché no? Vediamo. Oh, mi state prendendo in giro. Non può essere così terribile, vero? Ma che diavolo? Una scarpa rotta? E cosa ci dovrei fare con questa? Mangiala. Sì. Voi la volete assaggiare? No. Allontanala, come pensavo. Quindi la metto al piede e poi niente, presumo. Oh no! È piccola, non mi entra. Dove vai? Torna qui. Oops. Sì, eccomi. Smettetela di ridere. Basta, con voi non ci parlo più. Per me va bene. Ho un armadietto da aprire. Sono curiosa di vedere che cos'hai. Strano, una scarpa. Ma a cosa mi serve? Non porto i tacchi. Un momento, non credo che vada indossata. Forse è commestibile. È fatta di cioccolato, bingo! Wow, è buona! Molto! Vorrei troppo assaggiarla! Credo che ci proverò, dai qui! Vai, giù le mani! Non è tua! Non mi interessa! Oh. Mi mangio tutto prima che succeda qualcos'altro! Che amarezza! Almeno tu l'hai assaggiata, io nulla! Ne voglio di più. Io non la volevo comunque. Scommetto che non hai neanche sentito il sapore. Adesso prestate attenzione a me.
Apro il mio armadietto e tutti sappiamo che succederà qualcosa di speciale. È vero! Wow! Non riesco a smettere di guardarla. Non ho mai visto niente di più bello. Riprenditi! Lasciami in pace. Maleducata. La provo subito. Ma è una tragedia, non mi sta. Oh no! Fammi provare, forse è della mia misura. Prova pure. È troppo grande anche per me. Doppio fallimento epico. C'è un'ultima opzione. Pensi anche tu quello che penso io? Ted, questa scarpa è per te. Per me? Oh no! No! La devi provare. D'accordo, okay. D'accordo. Strano, mi entra. Ma che cosa? Ma che bella principessa. Si innamoreranno tutti di te. Ok, vado a sotterrarmi. Monica, inizia tu. Io? Ma perché? Ok, proviamo. Spero di essere fortunata. Oh, trovo subito qualcosa di interessante. Uova! Chi non le ama? Solo fai attenzione. Ah, hai fatto male, basta! You. E adesso cosa dovrei farci con queste pile di guscerozzi? Non posso nemmeno friggere le uova qui dentro. Tutto quello che deve fare è sedere sulle uova come una gallina. Batte con te. Prima quello è verde. Wow, Monica, sei più fortunata della tua amica. Ok. Invece delle uova, ottieni delle ali di pollo di KFC. Ma c'è un però. Sono molto piccanti. Lo scoprirai tra un attimo. Ah, che genere di porcheria, ma è questa? Guarda meglio, sono le ali di pollo di KFC. Ah, è vero. Allora sono molto contenta. Amo il KFC. Wow, che appetito. Io sarei più prudente se fossi in te. Perché? Sono ottime. Oh, sono piccanti! Ah! Perché? Perché non devo? Ma comunque Zack il presentatore se ne deve andare. Al suo posto arriva Zack il pompiere. Emma, copriti le orecchie per evitare che l'acqua ci entri dentro. Rigati più veloce! Ecco fatto. Zack ha salvato tutti di nuovo. Ma se sei tu che mi hai dato le alette piccanti? Io non so niente. Ciao. Monica, sei di nuovo la prima. Quale dovrei premere? Penso sceglierò quello giallo. E sopra di me è proprio come se fosse un sole. Forse mi porterà fortuna. Ottimo scelto. Solamente il colore del bottone coincide con il colore di quello che stai per avere. Ti piacerà. È oro. Certo è un po' strano. Qual è la differenza? Sono contentissima. Wow, allora prendi il tuo oro liquido. Ah, liquido! Non pensavo nemmeno che potesse scendere. Ma va bene. Che oro liquido sia? Non è tutto. Come bonus riceverai delle monete d'oro. Anche queste non sono male. Wow, sono ricca! Veramente molto ricca! Evviva! Devo condividere questa cosa con tante persone! Tutti devono sapere che sono ricca! Wow, appena preso l'oro e già lo ha dato a tutti! Facciamo vedere a tutti che è veramente tantissimo oro!
Credo che l'Arghenzi mi ha dato la testa. Ma vengo subito da te. Avete mai giocato a Moro Cinese con voi stessi? Credo che sia un bellissimo modo per risolvere queste incomplesse. Quindi adesso posso decidere quale mano spingerò. Tutto chiaro. La mano destra sarà quella che entrerà in azione. Anch'io voglio dell'oro, quindi bottone giallo. Fortunatamente non funziona così. Avrei questo drabbio ragno invece dell'oro. Ma non ti preoccupare un attimo, amico. Dov'è il ragno? Quanto devo aspettare? Guarda su. Guardalo. Ti prego, toglietelo! Prego, toglietelo! Wow! Sembra che sia stato un vero massacro lì dentro. What? Cos'è successo? Perché sono svenuta? Cosa sono questi rumori? Wow! Oh mio Dio! Credo che Eve abbia bisogno di aiuto! Ma ho il terrore degli insetti! Non ce la posso fare! Ma grazie! Nessuno può salvare la povera Emma! Perché dovrei salvarti? Il signor ragno è già uscito? Ce l'hai fatta in qualche modo! Oh. Monica, sei di nuovo alla prima! Scegli un bottone! C'è un bottone speciale per il mio compleanno, quindi scelgo quello! Mi chiedo cosa riceverò. Cos'è un compleanno senza i coriandoli? Ovviamente senza di loro la festa non sono le stesse. Copriti le orecchie. È come se fosse una bomba. Oh, che botto! Diventerò sorda. E non è tutto. Ecco la portata principale. Una torta enorme. Sbrigati a prenderla prima che cada. Wow, che bella! È la torta più bella che abbiamo mai visto, grazie mille! Esprimi un desiderio mentre spegni le candeline. Wow! Voglio farlo fuori! Desidero che la torta che sto mangiando sia la più buona della mia vita. Spero che sia vera. Wow. Bello. Perché non condividi la torta con me? Non l'ho neanche assaggiata. Hey. Un minuto, prima la voglio assaggiare io. Che ingorda. La mangerai tutta così. Che succede qui? Perché mi stanno ignorando? Wow, è il compleanno di Monica! Congratulazioni! Già, puoi venire da me? Sì, certo, Monica tanto non vuole comprarmi da bere. Dato che il bottone del compleanno dà dei doni così belli, lo premerò anch'io. Ma non capisci che avete premi diversi? Non ho il tempo di fare una seconda torta, ma ho portato gli ingredienti con me. Quindi, se vuoi, preparci la torta a farla da sola. Inizia dalla farina. Ma che succede? Basta! Sono tutta bianca, non vedo nulla! Capisco tutto, ma devi essere paziente, perché c'è ancora roba in arrivo, per esempio il latte. Prendi! Non lo bevo nemmeno! Oh, sono tutta bagnata e piena di farina! Non urlare! È il momento per il niente più delicato, lo sciroppo e cioccolata! Sei pronta? Cominciamo! Cosa stai facendo? Non voglio la torta così! Lo sciroppo è delizioso, ma sono tutta appiccicosa adesso e non vedo niente! Questo tormento sarà ampiamente ricompensato, perché adesso stai aspettando una glassa deliziosa. Sei pronta a una torta deliziosa? Ho appena il tempo di leccare lo sciroppo! Ma comunque la glassa deliziosa è già buona! Finalmente la panna! Che tipo di torta possiamo fare con questi ingredienti?
coraggio, non mi sorprende più niente. La panna è anche deliziosa, mettene quanto ne vuoi. Il tocco finale, una cannellina. What? Dopotutto sei una vera torta adesso. E che cos'è una torta senza candelline? What? Evviva! Buon compleanno! Sono piuttosto stufa. Cos'altro? Nocciole? Cioccolato? Caramelle? No, la torta è pronta. Adesso solo il divertimento. Molto divertente. Ma che succede là fuori? Sì, Emma, sembra proprio una torta enorme. Ho fatto del mio meglio, tadam! Iscrivetevi al Multidoo Challenge, così non vi perderete nessuna delle nostre sfide!